The Crew è stato presentato come un mix piuttosto ambizioso tra MMO e gioco di guida, ma all'annuncio ci furono diversi dubbi e perplessità su questa strana miscela. Di recente però abbiamo potuto passare un paio di ore in compagnia di una build piuttosto avanzata, e quelle che seguono sono le nostre impressioni più concrete. Come ogni buona RPG, anche The Crew ha i suoi personaggi e le sue classi. Nel caso specifico si tratta delle auto che possono appartenere a 5 tipologie diverse, da quelle ideali per la guida off-road, ai bolidi in stile Fast and Furious, dai fuoristrada alle auto da circuito. Ciascun esemplare della propria collezione può essere potenziato e personalizzato all'inverosimile attraverso l'utilizzo di perk e pezzi di ricambio, oltre a specialità che consentono di potenziare caratteristiche generiche del veicolo come manovrabilità e resistenza, alcune abilità consentiranno di interfacciarsi meglio col mondo di gioco. Esempi sono la possibilità di espandere la portata del radar, di effettuare viaggi veloci o di passare istantaneamente da un'auto all'altra. L'aver ricreato l'intero territorio degli Stati Uniti esplorabile da nord a sud e da costa a costa senza interruzioni o caricamenti si accompagna ad una serie di piccoli tocchi che rendono il tutto più godibile. C'è la possibilità di passare in qualsiasi momento ad una visuale satellitare 3D per individuare missioni, pianificare una rotta e localizzare amici, oppure si può accedere con facilità ai dati degli amici potendo raggiungerli al volo o richiamare i loro ghost. The Crew presenta una vera e propria modalità storia che mette i giocatori nei panni di un'infiltrata all'interno di alcune gang criminali. Nonostante la trama sia stata scritta da Cantamessa, lo stesso scrittore di Red Dead Redemption, è in realtà un puro pretesto per sbloccare le 5 aree di gioco e i numerosi veicoli disponibili. In The Crew, niente impedisce di prendere la propria auto ed esplorare liberamente in cerca di nuove aree, missioni e piccole competizioni tra una sfida di salto, un test di velocità e una fuga dalle forze dell'ordine. Il cuore resterà però la crew, il proprio giro di amici, alla quale ci si può appoggiare o in chiave cooperativa o in maniera asincrona, in modo simile a quanto visto con l'autolog di Need for Speed. Molte missioni sono pensate appositamente per spingere l'interazione tra più giocatori e si va da classiche gare clandestine alle corse a tempo, passando per la demolizione di enormi pick-up in fuga. Non ultimo l'aspetto competitivo, sebbene l'unica modalità finora presentata è stata il classico deathmatch. Per quanto riguarda l'endgame, gli sviluppatori hanno assicurato che ci saranno diverse attività e cose da fare per chi ha raggiunto il livello 50, con alcune missioni in grado di tenere impegnati anche per 4 ore. Basato su un modello di guida di stampo nettamente arcade, The Crew si presenta ambiziosa e divertente, ma ancora bisognosa di qualche messa a punto. Manca un'illuminazione vibrante o un uso adeguato di rifrazioni e particellari, ma il motore grafico riesce a muovere una mole non indifferente di elementi con un dettaglio buono e un'evidente attenzione ai particolari. L'unico dubbio restano le performance, che durante la nostra prova si presentavano decisamente incostanti. Territorio enorme da esplorare, una grande quantità di contenuti e alcune scelte di design piuttosto azzeccate rendono The Crew un MMO decisamente promettente. Bisogna vedere come si comporterà in termini di varietà e di performance, ma per ora le nostre impressioni sono positive. Diverse perplessità e dubbi sono state sollevate sul progetto. Fa schifo. Tosto ambizioso tra MMO e gioco di guida, ma in diversi suscitarono... Che cazzo significa in diversi suscitarono? Ma in diversi... Vera e propria modalità storia che mette il giocatore nei panni di un infiltrato... Porca troia. Infiltrato all'interno di alcune gang criminali. Nonostante... Vaffanculo! Nonostante la sceneggiatura... Sbloccare le 5 aree di gioco e i numerosi veicoli disponibili. Ma che coglione di merda disponibili! Porca troia santissima! In realtà è un puro pretesto per sbloccare le 5 aree di gioco. Che cazzo ridi? Sbroccare! Vabbè, mi sono, non ci ho fatto. Sbroccare adesso. Che quello.